Benvenuto a questo nuovo episodio di Talent Bay. Oggi abbiamo con noi Luca Lixi per parlare di soldi e di come investirli in modo corretto, evitando le insidie della finanza. Luca Lixi è un consulente finanziario indipendente, iscritto all'albo della Consob e all'albo dei consulenti finanziari ed è un imprenditore finanziario. Nel 2014 ha fondato il blog protezionefinanziaria.com per aiutare gli investitori a raggiungere una maggior consapevolezza finanziaria e a schivare le insidie della finanza. È molto seguito online anche grazie al suo gruppo Facebook molto attivo e interessante Wikileaksy, tutti i segreti della finanza, simpatico il riferimento a Wikileaks. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro, I 10 comandamenti dell'investimento finanziario, che svela le leggi fondamentali dell'investimento. Il libro è davvero illuminante, di facile lettura, è scritto sotto forma di racconto, io l'ho letto in 3 giorni. Oltre a tutto questo è anche appassionato di basket come me e quindi a maggior ragione è un piacere averti qui, Luca Lixi, benvenuto su Talent Bay. Grazie, grazie per l'invito e un saluto a tutti, eccoci qua, vai. Bene Luca, per oltre 10 anni hai lavorato per 2 tra le più importanti banche europee, Banco Santander e Intesa San Paolo nel gruppo di Private Banking. Cosa ti ha portato a lasciare il mondo della banca e a iniziare il tuo percorso in proprio? Io penso che tutto il mercato del lavoro sia oggettivamente cambiato. Io sono del 1985, quindi subito dopo il diploma mi sono un po' approcciato alle realtà bancarie. Io sono un diplomato in ragioneria. In quegli anni, era il 2004, sembra passato un secolo, quasi quasi lo è, il lavoro in banca era ancora oggettivamente considerato un porto sicuro. Lo è anche oggi, però molto meno. Quindi comunque per un ragioniere o comunque un appassionato come me di finanza, di numeri, di contabilità, di investimenti, il primo passo fondamentale è quello del lavoro in banca. Dal lavoro in banca classico, tradizionale, quindi una filiale, al promotore finanziario, con la società del gruppo Intesa San Paolo. Ora, dicevo, il mercato del lavoro secondo me è cambiato, non è una mia opinione, ma è un dato di fatto, come è cambiato il mondo della finanza. Quindi io da questo, soprattutto dal lavoro in banca, ottenevo sicurezza. Ottenevo la sicurezza di uno stipendio fisso, il 27, San Paganino per i lavoratori dipendenti, arrivava lo stipendio indipendentemente dai risultati prodotti, che comunque erano di buon livello, però qualunque cosa tu facessi, nel bene e nel male, lo stipendio arrivava. Con la realtà poi da promotore finanziario, questo è stato già un primo passo verso la libera professione completa che ora svolgo. È stata una scelta di 2 tipi, rispetto. Una scelta orientata a, come si può dire, percorrere e sfruttare un cambiamento del mercato del lavoro, dove oggettivamente il lavoro dipendente o comunque il lavoro fisso non è mai fisso come ci si può immaginare, quindi prima di essere, come si può dire, prima di subire questa situazione ho cercato di prenderla di petto mettendomi in una posizione di forza. L'altra anche da un cambiamento del mondo della finanza, poi ne parleremo dopo del mondo della finanza, però una breve cosa te la voglio dire, insomma. Le banche stanno cambiando, sono già cambiate e continueranno a cambiare in maniera anche più veloce quando entreranno sul mercato finanziario e bancario colossi come Google, Facebook e Amazon, eccetera. Anche in quel caso bisogna avere le mani libere, nel senso non bisogna essere legati, a mio avviso, per poter fare un lavoro di altissimo livello, essere legati a dei gruppi bancari che hanno semplicemente, non sono né cattivi, né buoni né cattivi, hanno i loro conflitti di interesse. Come in qualunque settore finanziario e come qualunque grande azienda. Tutto qua. Sì, tra le motivazioni c'era forse anche qualcosa di che avevi visto nel mondo della banca che non ti era piaciuto molto in come venivano trattati i clienti, che ti ha portato a decidere di allontanarti? Quello è nato un secondo dopo, lo devo ammettere. Quello è nato un secondo dopo. Il primo motivo era quello di come venivo trattato io. Nel senso che poi si ripercuoteva su come venivano trattati i clienti, perché in banca puoi immaginarti, ma funziona così: ti arrivano comunque dei budget aziendali, delle email con indicate le cose che devi vendere. Se fai credito sono i budget di credito, se fai investimenti sono i budget, quindi gli obiettivi da raggiungere sui prodotti da vendere. Quindi io non volevo ricevere questi ordini di scuderia che poi ovviamente mi influenzavano nel rapporto con i clienti, quindi un po' una via di mezzo. Sì, effettivamente ho compreso che questo atteggiamento che c'è nei confronti di un impiegato bancario, eccetera, si ripercuote poi in senso negativo anche sul lavoro che puoi fare con i clienti.
clienti finali. Quindi sì. Sì, cioè che può esserci un conflitto di interessi tra quello che viene proposto al cliente, che non necessariamente è nel suo migliore interesse, ma può essere quello che invece porta il maggior guadagno alla banca. È sempre così, è sempre così, ed è anche normale che sia così. Io non butto la croce sulle spalle dei lavoratori, degli impiegati, dei dipendenti. Loro sono dei dipendenti, cioè sei pagato per fare quello che ti dicono. Però se gli ordini che ti arrivano dall'alto non sono, poi magari non sono truffe particolari, per carità, non stiamo, semplicemente sono dei prodotti o inefficienti o non coerenti con l'interesse del cliente, con le Certo, esigenze del cliente. Tutto qua. certo. E quindi dicevamo, hai lasciato il mondo da dipendente nel settore bancario e ora sei un consulente finanziario indipendente. Cosa significa in questo caso indipendente e perché è così importante sottolinearlo? Allora, diciamo, la professione del consulente finanziario indipendente non è ancora oggettivamente sviluppata in Italia per due motivi. Vuoi perché, non mi preoccupo a dirlo, la lobby ovviamente delle banche si tiene che questa professione non prenda piede particolarmente, facendo un po' di opposizione o ostruzione alla costruzione di un albo riservato. Poi è notizia di pochi giorni fa che comunque si dovrebbe essere arrivati alla conclusione, ma è un albo che i consulenti indipendenti si aspettano da 10 anni, quindi per 10 anni c'è stato un po' di opposizione. Voi anche perché in realtà anche la domanda di questo tipo di servizio in Italia è molto bassa. È inutile, cioè io con la mia divulgazione costruisco un po' questo tipo di domande da parte dei risparmiatori finali, perché io reputo che sia la soluzione migliore. Però è difficile che un investitore medio italiano dice: voglio una consulenza finanziaria indipendente. No, lui vuole andare in banca e dire: quanto mi date oggi? Quanto mi date su questo prodotto? Quindi è un'impostazione proprio sbagliata. La colpa è un po' di entrambi, se si può chiamare colpa. Un po' del mondo finanziario che non ha nessun interesse a liberalizzare il mercato, perché di questo si tratta praticamente. Un po' da parte dei risparmiatori, per cui sono stati degli anni d'oro, poi magari ne parliamo anche dopo di sono stati degli anni d'oro, quindi non c'era oggettivamente un'esigenza di questa persona super partes che ti consigliasse un po' di consulenza finanziaria. Negli Stati Uniti, in realtà, è enormemente diffusa, comunque in tutti i paesi anglosassoni, anche in Inghilterra, tant'è che ci sono diverse figure, cioè non esiste solo il consulente finanziario indipendente, esiste il consulente patrimoniale, esiste il pianificatore finanziario. Tante figure che a tanti livelli si occupano delle finanze di un investitore privato. L'indipendenza perché è importante? Faccio un semplice esempio. Se non sei tu, cliente, investitore, a pagare il consulente a parcelle, come paghi il tuo avvocato, come paghi il tuo commercialista, lui, non potendo lavorare gratis, giustamente, verrà pagato da qualcun altro, non da te, verrà pagato dalle banche e dai fondi di investimento che va a vendere. Quale pensi di interesse, quale tipo di interesse pensi che possa portare avanti? Il tuo, che non lo stai pagando direttamente, o quello di banche e fondi di investimento? Chiaramente non il tuo, ma quello di banche e fondi di investimento. Esatto. Quindi l'indipendenza è importante. Poi attenzione, un ultimo appunto su questo discorso dell'indipendenza. Non sono neanche un integralista, come vedo tanti consulenti indipendenti che pensano di avere, diciamo, di essere stati battezzati da Dio. Nel senso, l'indipendenza è, secondo me, una condizione fondamentale, una condizione necessaria da un certo punto di vista, non è una condizione sufficiente. Per assurdo, cioè, il mio macellaio o il giardiniere sono dei consulenti indipendenti perché non sono legati a banche, però mancano di professionalità dal punto di vista finanziario. Quindi, condizione necessaria, non sufficiente. Non tutti i consulenti finanziari sono dei, come si può dire, delle grandi teste, cime finanziarie, neanche io da un certo punto di vista. Quindi massima attenzione da questo punto di vista. Come per contro, non tutti i promotori finanziari, gli impiegati di banca siano tutti, diciamo, delle mezze cartucce, anzi, assolutamente, ne conosco di bravissimi. E poi la differenza la fa sempre un po' la persona. Per questo, a maggior ragione, un investitore privato deve esserci con la testa, deve capire che i soldi sono suoi, la vita finanziaria è sua, giusto delegare, giusto informarsi, però lui ci deve essere. Deve essere sul pezzo perché non ti puoi più permettere di non pensare ai tuoi soldi. Certo, bene. E quindi adesso come libero professionista, come consulente finanziario indipendente, appunto, segui clienti, quindi investitori privati. Quali sono gli errori più grandi che vedi nella mentalità finanziaria dei tuoi clienti, nel loro approccio alla gestione del denaro? Allora, un errore di base. Allora, poi quando parliamo di errori da parte loro,
In realtà, se cioè, non è per anche in questo caso colpevolizzarli assolutamente. Il fatto è che cioè, il nostro cervello, da esseri umani, è uguale a quello dei nostri antenati di milioni di anni fa, quando oggettivamente le dinamiche della vita erano un pochino più semplici. Però il cervello, cioè, tante sinapsi cerebrali non sono cambiate. Quindi gli errori che commettono gli investitori, cioè, li commettono tutti a tanti livelli, e sono perfettamente spiegati da tutta la branca della psicologia cognitiva di finanza comportamentale, behavior finance. Daniel Kahneman ha vinto un Nobel nel 2002 con queste ricerche qua. Cioè, il fatto di essere avversi alle perdite, ovvero subire con molto più dolore una perdita di 100 euro che un guadagno di 100 euro, è inevitabile. Cioè, il nostro cervello è costruito così. Il nostro cervello è costruito così, quindi questi non li considero errori, ma semplicemente un po' dei difetti cognitivi su cui ci si può un pochino lavorare. Quindi, uscendo da questo argomento, a mio avviso interessante, che però, ripeto, accomuna un po' tutti gli investitori privati, l'errore principale, secondo me, è quello un po' di deresponsabilizzarsi rispetto ai propri investimenti e di pensare che la finanza sia sempre troppo cattiva o incomprensibile. Non è così. È un settore tecnico, quindi bisogna comunque avere delle competenze, ma soprattutto bisogna fare veramente lo sforzo di acquisire quelli che sono i fondamentali dell'investimento e poi delegare in modo consapevole a una persona che reputi sia meritevole di fiducia. Poi una fiducia che deve essere via via confermata dai fatti, confermata dai risultati, anche perché si investe per guadagnare, no? Non dimentichiamoci, cioè, sennò è tutta teoria. Quindi errore numero uno, se vogliamo, quello di non occuparsene abbastanza, non occuparsi abbastanza della propria salute e prosperità finanziaria. Sì, che è poi anche quello che vediamo nel tuo libro, dove ci racconti come un imprenditore che, per quanto era attento e scrupoloso nella gestione della sua azienda, poi nella gestione delle finanze era completamente deresponsabilizzato, aveva completamente delegato a una persona di cui si fidava. Poi vediamo che in realtà avrebbe fatto bene a non fidarsi così tanto, però diceva: tanto io non sono competente in materia finanziaria, lascio che faccia lui. Sì. E conosco tanti casi del genere, ripeto, imprenditori, professionisti, medici, avvocati, persone che nei loro, professori universitari, persone che nel loro campo sono, cioè, veramente dei luminari da un certo punto di vista, persone assolutamente concrete, intelligenti, di carattere anche, che in trattativa magari tirano via la pelle, sanno trattare con i fornitori, sanno trattare con i clienti, e quando si parla poi di finanza, di soldi, dicono: attenzione, no, no, non voglio sapere nulla, non ne capisco nulla, eccetera. Oppure per contro, ci sono anche coloro che pensano di saperne troppo. Vanno in overconfidence, che è uno di quei difetti di finanza comportamentale, di quei bias di finanza comportamentale, che ha comunque un peso. Cioè, c'è chi non ne vuole sapere nulla perché pensa che sia troppo complicato, chi pensa di saperne troppo. Io più faccio questo lavoro, più so che devo comunque continuamente studiare, continuamente approfondire, perché è un lavoro, quindi non sono neanche d'accordo, per andare sul polo opposto della discussione, con chi reputa che un cliente privato possa fare completamente con il fai da te. Poi se ha 10-15 mila euro faccia il fai da te, si faccia un po' di trading, si faccia le ossa, per carità. Se ha dei soldi veri, il fai da te non esiste, ma anche perché mi auguro che tu abbia uno degli altri interessi personali, degli altri hobby piuttosto che stare sui mercati. Due, se sei un professionista stai pensando alla tua azienda, stai pensando al tuo studio professionale, non devi stare lì a pensare sui mercati, che è un lavoro a parte. A meno che tu non voglia, cioè, rubarmi il lavoro da un certo punto di vista. Cioè, nel senso, se ne vuoi fare una professione, fai bene allora a informarti costantemente. Se no, insomma, scala di una marcia se pensi di voler approfondire troppo, e utilizza le tue risorse per, ripeto, cercare questo tipo di fiduciario con cui fare questo percorso di investimento. Sì, in teoria il motivo per cui si investe è perché il martedì pomeriggio vuoi essere al campo a giocare a tennis e non a seguire gli schermi con i grafici del Sì, trading. sì, 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 sì. E qual è la tua più grande soddisfazione da quando hai iniziato a seguire personalmente la gestione finanziaria dei tuoi clienti? Ad esempio, aver protetto e aumentato il patrimonio di qualcuno o aver fatto cambiare direzione a chi stava gestendo male le sue finanze o magari qualcos'altro? Ora, quando si guadagna siamo tutti contenti, perché ripeto, non nascondiamocelo, non facciamo troppo un discorso teorico, si investe per guadagnare. Guadagnare significa anche non perdere, certo, quindi non perdere e guadagnare sono l'obiettivo
di qualunque investitore. Alcuni clienti mi dicono: Luca, no, guarda, però io non voglio perdere, mi raccomando. Le assicuro che nessuno mi ha mai chiesto di perdere, cioè, è normale che tu non voglia perdere, quindi partiamo da questo. Soddisfazione maggiore, a parte i rendimenti, a parte i guadagni, l'aver ridato il controllo delle proprie finanze. Aver ridato il controllo delle proprie finanze a molti clienti e molti investitori e aver fatto loro acquisire consapevolezza, perché sì, cioè, i guadagni poi sono una conseguenza, un piacevole effetto collaterale, in realtà sono delle cose più importanti, però sentono di avere il controllo, sentono di avere il controllo sulle proprie finanze, sentono di non essere più vulnerabili, a parte a truffe, schemi Ponzi, promotori un po' consulenti, impiegati, un po' furbetti, ma diciamo sono consapevoli, convinti di non essere tanto vulnerabili neanche di fronte a un movimento avverso di mercato, perché cioè, investire è bello, però poi i mercati finanziari, quando succede un 2000, crisi i mercati finanziari, o un 2008-2009, possono essere molto complessi e può essere molto complessa la gestione delle emotività. Per tutelarti da questa emotività, che è assolutamente normale, ci vogliono delle strategie di investimento, delle strategie di pianificazione finanziaria. Una volta che ce le hai, puoi tranquillamente attraversare questi momenti avversi, consapevole che tu stai facendo un viaggio, stai facendo un percorso, devi arrivare a destinazione fra 5, 7, 10 anni, nel frattempo ci possono essere degli imprevisti, ti si buca la ruota, c'è un problema, eccetera, però tu a destinazione ci arrivi, massimo un anno dopo, o qualche minuto dopo, però questo quindi è aver ridato il controllo a chi è mio cliente diretto e aver ridato comunque un po' di consapevolezza e anche un po' di interesse verso la materia a tutte le persone che mi seguono sul gruppo, siamo qualche migliaia, insomma, così non sono grandi numeri, però sono comunque delle persone, sono delle persone in carne e ossa che mi raccontano in privato la loro storia di investimento e io da loro comunque acquisisco tanta esperienza. Che la mia esperienza, cioè, non è sui libri, sì, che sono un grande studioso per carità, però la mia esperienza è sul campo con investitori privati che mi raccontano la loro emotività, le loro esperienze, e quindi c'è un doppio arricchimento, io gli do consapevolezza, loro mi danno tanta esperienza di gestione. Direi meritevole di lode questo tuo impegno del restituire consapevolezza agli investitori, e merita, immagino, e merita sicuramente ulteriore diffusione oltre a quella che hai già con qualche migliaio di persone che ti seguono. Sul tuo blog protezionefinanziaria.com hai scritto un articolo che si chiama "Bruciati 287 miliardi in borsa, scopri perché è falso". Perché non dobbiamo lasciarci spaventare da questi titoli ad effetto usati dai giornali? Allora, il primo motivo è che uno dei 10 comandamenti, l'ultimo che racchiude un po' tutto questo discorso qua, è quello di spegnere la TV. Spegnere la TV, spegnere i mass media in generale, o comunque selezionarne solo alcuni. Perché da un certo punto di vista è normale che i media divulghino solo questo tipo di notizie. Va semplicemente osservata l'enfasi che danno alle notizie di cronaca nera, cioè, se ne si parla per 10 anni di un omicidio, diciamo, di quelli pesanti, eccetera, o agli atti terroristici, è un esempio anche degli atti terroristici. C'è tanta gente ormai, anche a Milano, che non prende più la metro perché ha paura di un attentato terroristico. Rispetto alla loro emotività, francamente, razionalmente è una sciocchezza, perché è decisamente più probabile morire in macchina con un banale incidente stradale che morire per un attentato terroristico. Però non siamo razionali. Questo perché i media sono furbi, alimentano quello che è l'emotività di una persona. Ecco, l'emotività, quando investi, devi cercare di tenerla da parte il più possibile. Poi è impossibile tenerla completamente, diventare dei robot, cioè non siamo dei pinguini robotizzati. Devi conoscerla, devi metterla da parte, o comunque devi innescare dei meccanismi che ti impediscono di essere totalmente emotivo. La televisione è una di quelle, tu vedi, cioè, bruciati in borsa 500 mila miliardi, tu no, cazzo, chiamo il promotore finanziario, chiamo il consulente, eccetera. Magari non ti è stato detto che la settimana precedente i mercati finanziari hanno creato, che poi in realtà non si crea nulla, 10 mila miliardi. Non ti è stato detto questo, quindi non è una notizia, non è la prima notizia del TG quando le borse fanno più 4, è una notizia da prima pagina quando fanno meno 4, quindi c'è questa difformità di roba. In generale sul mercato finanziario poi non si brucia e non si crea nulla, il denaro passa di mano, è un semplice mercato, quindi regolato da semplicissime banali regole della domanda e offerta, dove si forma un prezzo, c'è chi compra, c'è chi vende, c'è anche chi in quel momento, un giorno di borsa negativo, ha venduto le sue azioni, per semplificare. Ma ci sarà qualcuno che gliele avrà comprate?
o le ha, cioè non le ha vendute, c'è qualcuno che le ha comprate perché lui pensa in realtà di aver fatto un buon affare a comprarle. Cioè ognuno pensa di aver fatto un buon affare, chi ha venduto perché no no cavolo poi domani fa meno 10 se no perderei ancora, basta. Chi ha comprato invece ha detto cavolo adesso compro, i prezzi sono bassi, poi si riprendono. Tutti e due pensano di aver fatto un buon affare, chi ha ragione si vede il giorno dopo, si vedrà sul mercato il giorno dopo. Certo, è evidente che le notizie negative vendono molto più di quelle positive, quindi comprensibilmente i giornali o le TV cercano dei titoli ad effetto. Sì, esatto. Nel tuo libro I 10 comandamenti dell'investimento finanziario parli di questa regola. I soldi si fanno con le aziende, la ricchezza si crea con l'investimento in azienda, non con gli investimenti in borsa. E la domanda è, e quindi per tutti gli altri non c'è speranza? Cioè a questo punto per chi non ha un'azienda qual è il senso di risparmiare e investire se tanto non potrà generare ricchezza? Allora, con l'azienda o col lavoro? Vorrei precisare un po' questo, cioè, il senso di quel comandamento è più che altro, sui mercati finanziari non si fanno i soldi. A mio avviso sui mercati finanziari non si fanno i soldi, questo non vuol dire che non si possa guadagnare anche a ottimi tassi di rendimento eccetera, che con l'interesse composto nel tempo creano un capitale, attenzione, però non fai sui mercati finanziari, cioè non crei un patrimonio elevato, per elevato intendo milioni di euro sui mercati finanziari partendo da zero, ci metterai eventualmente 45 anni, 50 anni, non ha senso. Quindi i soldi, cioè l'unico, il vero motore di ricchezza, cioè il motore di ricchezza più veloce possibile, che poi non è neanche velocissimo, è l'azienda o comunque il risparmio derivato da un lavoro dipendente, per carità, adesso non è che vogliamo tagliarli fuori, per quanto comunque un lavoratore dipendente a mio avviso debba mettere in priorità la protezione del proprio capitale, tendenzialmente la protezione del proprio capitale. Qui c'è anche un discorso di comprensione del rischio da un certo punto di vista. Adesso non voglio categorizzare perché non è questo il mio atteggiamento, cioè non il mio desiderio, però tendenzialmente un imprenditore, un libero professionista, è una persona che ha un pochino più chiaro il concetto di rischio, perché è una persona che rischia tutti i giorni, la sua impresa è un rischio, il rischio imprenditoriale è uno dei rischi più pericolosi da un certo punto di vista, più remunerativi da un altro. Cioè con l'impresa rischi che va tutto a gambe all'aria, fai fallimento, ti lascia la moglie, cioè succedono pasticci mostruosi, perdi soldi, chiudi coi debiti, se le cose vanno storte, la realtà è questa, se le cose vanno bene diventi milionario, come il desiderio di qualunque imprenditore, perché la ricchezza è una cosa bella. Quindi i soldi veri si fanno con l'azienda e con il lavoro, mi permetto di aggiungere. Ovviamente un imprenditore ha un concetto di rischio un po' diverso, il dipendente secondo me, cioè, dovrebbe proprio, è meglio che stia un po' più prudente anche qui sui investimenti finanziari, è più un discorso di mentalità, non del lavoro che fai oggi nello specifico, è la mentalità che hai, perché conosco tanti dipendenti che hanno una mentalità imprenditoriale molto più sviluppata anche di un imprenditore, quindi è più un discorso di mentalità, consapevole che, questo poi per chiudere sui mercati finanziari, i mercati finanziari servono per proteggere il denaro. C'è una bella frase di Fred Schwed, vediamo se me la ricordo bene, che ha scritto un bel libro, poi magari lo scriviamo nei commenti. Certo. Where are the customer yachts? Cioè, dove sono gli yacht dei clienti? E il concetto era quello che non viene creata spesso ricchezza con gli investimenti finanziari in senso stretto. La frase era questa, vediamo un po' se me la ricordo bene. Allora, la speculazione è il tentativo che difficilmente va a buon fine di generare da una piccola cifra di denaro una grande cifra di denaro. Quindi questo è chi entra sui mercati con finalità speculative. Difficilmente va bene, però lui vuole fare il colpaccio spesso e volentieri. Si specula per questo motivo e non ho niente neanche contro gli speculatori. L'investimento è un'altra cosa, è l'esatto contrario. L'investimento è il tentativo che deve andare a buon fine di evitare che una grande cifra di denaro diventi una piccola cifra di denaro. Quindi è bene, secondo me, approcciarsi sui mercati finanziari, non dico con prudenza, ma comunque con la consapevolezza che sono un modo per proteggere e far crescere il capitale a buoni rendimenti. Non ci si fanno i soldi sui mercati finanziari, a mio avviso. Bene, direi illuminante questa frase che rende netta la differenza tra speculatore e investitore. Sicuramente può essere utile per definire la mentalità con cui ci si avvicina agli investimenti e ai mercati finanziari. Capisco che non sia un discorso particolarmente affascinante da un punto di vista di marketing, perché è un discorso che non ti fa sognare, non ti fa immaginare questi grandi guadagni, che diventi ricco con le opzioni binarie. Cioè, quelli sono messaggi molto più, loro vinceranno sempre perché sono messaggi molto più forti, molto che più vendono il sogno. Esatto, avevo capito, cioè io preferisco dirvi una bugia un po' più noiosa, cioè, o meglio, io preferisco dirvi, scusate, una verità un po' più noiosa,
che è una bugia completamente farlocca, insomma. Cioè, insomma, facciamo i seri. Nel tuo libro I 10 comandamenti dell'investimento finanziario e sul tuo blog protezionefinanziaria.com hai scritto che l'Italia è una delle nazioni con la ricchezza media privata più elevata al mondo e ci dici che poi questa ricchezza è investita in maniera preponderante in immobili e in maniera residuale suddivisa più o meno ugualmente tra liquidità sul conto corrente e investita in azioni o obbligazioni. Però aiutaci a capire, quindi siamo tra i paesi più ricchi del mondo. E da 10 anni in Italia si parla di crisi e disoccupazione. Come si collegano queste due cose? Questa è un'ottima domanda, questa è un'ottima domanda. Si collegano che sono due cose diverse. Una cosa è la ricchezza e una cosa è il reddito. Quando senti parlare di crisi o quando vedi persone molto scoraggiate, molto negative, non è necessariamente perché non hanno un soldo, perché spesso c'è anche chi è in difficoltà economica, attenzione, però non è per quello, è perché magari oggi non stanno percependo un reddito sufficiente. Congruo, non stanno facendo nuovi soldi, ripeto, dalla loro impresa, dal loro lavoro dipendente. Quindi hanno quel gruzzolo, se ce l'hanno in questo caso qua, però non li fa star bene perché lo vedono lì che magari si sta un attimino anche assottigliando perché lo stanno utilizzando per vivere. E quello che ti fa contento, quello che ti toglie dalla testa questo discorso della crisi è il flusso di reddito, non è la ricchezza che hai già, che già incassa, è il flusso di nuovo denaro. Il flusso di nuovo denaro cioè, anche lì è una cosa che penso sia innata nell'essere umano. Vedere dei soldi che entrano sul conto corrente, dei soldi nuovi, di nuovo reddito, utili aziendali, ti assicuro che non senti la crisi. La senti indipendentemente dalla cifra di cui disponi, possono essere milioni e patrimoni immobiliari, parli di crisi quando non stai guadagnando bene. Perché l'azienda magari non va bene, eccetera. Quindi l'Italia ha una ricchezza elevata, è ai massimi livelli, poi anche queste statistiche vengono strumentalizzate spesso da partiti politici, eccetera, però questo è un dato di fatto. Italia e Giappone sono i paesi più ricchi perché siamo stati dei grandi risparmiatori. Come si sia creata questa ricchezza? Non sto qui a parlarne. Spesso magari sono stati anni d'oro, spesa pubblica incontrollata, diciamo, baby pensioni, non lo so come sia stata creata, neanche mi interessa. C'è questa ricchezza qua. Oggi non si crea più ricchezza, i giovani non creano nessuna ricchezza, purtroppo, perché oggettivamente ci sono tante difficoltà da un punto di vista lavorativo. La nazione è vecchia, quindi, tornando al discorso, l'Italia è una nazione ricca? Sì, statisticamente è assolutamente così. L'Italia è una nazione in declino. A lungo andare, cioè, quando hai un reddito che non è sufficiente, quindi stai utilizzando questo patrimonio per vivere, anche la ricchezza poi piano piano scenderà. Piano piano scenderà. Oppure per contro cosa fai? Hai ricchezza, non stai guadagnando, quindi non consumi. Non consumi, tieni i soldi liquidi sul conto, l'economia non riparte, va, se vogliamo fare un discorso più macroeconomico, magari neanche eccessivamente, cioè neanche perfettamente corretto, però un po' è così. In realtà è che i depositi sui conti correnti stanno aumentando. Stanno aumentando perché la gente comunque, insomma, non avendo un reddito sufficiente, preferisce stare un po' ferma. Stare un po' ferma, i soldi ci sono nelle casse delle banche, sono tantissimi. Uno dei temi più discussi di questo 2017 sono i cosiddetti PIR, ovvero i piani individuali di risparmio, cioè dei prodotti di investimento finanziario che hanno il vantaggio di non dover pagare le tasse sulla plusvalenza se vengono mantenuti in portafoglio per almeno 5 anni. Ricordiamo che le tasse sulla plusvalenza sono del 12,5% per i titoli di Stato e addirittura del 26% per azioni e obbligazioni di aziende, quindi se ci fermiamo a considerare solo questo aspetto, i PIR sembrerebbero dei validi investimenti. Tu cosa ne pensi? Qual è la tua opinione sui PIR? Mi ricollego al discorso precedente. C'è tanto denaro in Italia sui conti correnti, in modo infruttifero, oppure addirittura in titoli di Stato, non tantissimo sugli immobili. I PIR teoricamente sono una buona idea, penso che siano una buona idea, perché il loro obiettivo è quello di mettere in contatto risparmiatori privati che hanno denaro sul conto corrente mollato lì, cioè grandi quote di denaro, quindi mettere in contatto il loro denaro con le esigenze invece di piccole aziende private, comunque, cioè piccole aziende si intende comunque, società a piccola capitalizzazione, piccola e media capitalizzazione quotate in borsa. Spiego meglio, magari per i non addetti ai lavori.
L'Italia sappiamo economicamente com'è fatta, cioè non ci sono super mega multinazionali, ci sono aziende grosse per carità, però l'Italia è fatta di piccole e medie imprese. L'Italia è fatta di piccole, non intendo solo micro artigiani o commercianti, piccole e medie imprese con 50, 100, 200 dipendenti e 100 milioni di fatturato. Questa è una piccola e media impresa da un punto di vista finanziario. Quale sono la forza dell'Italia? Ovviamente un'impresa privata ha necessità di capitali. La necessità di capitali, quindi mettere in contatto il risparmio privato con le esigenze di queste imprese che sono imprese produttive, sono l'orgoglio dell'Italia, è quello che permette alla nazione di non essere proprio in declino, degrado totale, è una buona idea. Quindi PIR, che hanno questo intento qua, buona idea, che diventa però un'idea un po' poco efficiente quando ci mettono mano lo Stato e le banche. Mi spiego meglio. Hai detto bene, comunque, dai, c'è un risparmio fiscale interessante, eccetera. Uno, che per ottenere questo risparmio fiscale si hanno dei vincoli. Due, bisogna anche ottenere un rendimento prima di pagarci le tasse. Cioè, nel senso, io prima mi preoccuperei di fare l'investimento giusto che genera plusvalenze. Poi, se sono tassate al 26, vabbè, paghiamo le tasse che si devono pagare perché però prima mi preoccuperei di quello, perché se l'investimento nel PIR proposto da banca X è sbagliato, non è che ci paghi zero, cioè ci paghi niente, ma non ci avresti pagato niente perché sei in perdita. Quindi quel percentuale di interesse che hai detto, il 26%, è sul guadagno. Prima generiamolo, un guadagno con gli investimenti corretti. I PIR, poi, cioè, questa strategia, questo nuovo prodotto di investimento, poi ormai, cioè, sono entrate le banche completamente, come è normale che sia, sono i primi attori del mercato finanziario, con dei prodotti come al solito inefficienti. Con dei prodotti inefficienti, perché a mio avviso, oggi come oggi, però hanno scatenato la loro forza vendita, che vendono PIR come se non ci fosse un domani. Non è solo un discorso di costi, perché non è faccio un discorso della, diciamo, la lotta al low cost, come il libro di Robbins, eccetera, è un discorso proprio di efficienza. Quando parli di investimenti, ciò che paghi come costo te lo ritrovi in meno come rendimento. Ma se il rendimento è ciò per cui hai investito, che gioco stiamo giocando, insomma? Cioè, nel senso, ci devono essere dei costi, chiaramente, per remunerare tutta l'attività, eccetera, costi di un certo, cioè, di un certo tipo, non nell'ordine del 3-4% come vedo in giro. Lì sei sicuro che non guadagni con quei costi là, punto. E secondo te, a prescindere dai costi, anche se sono bassi, i PIR non permettono di generare ritorni interessanti o comunque positivi? Dipende dalla modalità di gestione di ogni gestore, che i PIR, cioè, ci saranno 50-60 tipi di fondi PIR ormai attivati dalle banche, quindi lì la differenza la fa un po' il gestore, quindi bisogna fare un po' di selezione, però mi permetto di dire una cosa: si vuole investire su questo tema di investimento, che è un tema interessante, esiste comunque un ETF, quindi un fondo passivo quotato sulla borsa italiana, che replica l'andamento dell'indice piccole e medie imprese. Si può. Se si è convinti che questo può essere, o comunque se tramite una consulenza viene fuori che questo può essere un tema di investimento interessante per i prossimi anni, perché si ha fiducia nell'Italia, si ha fiducia nelle piccole e medie imprese, lo si può fare comprando direttamente il fondo passivo in borsa a un costo 10 volte inferiore. Ripeto, non è un discorso di low cost a tutti i costi, scusate per il gioco di parole, è un discorso di efficienza, perché anche ormai negli Stati Uniti è stato dimostrato in tutti i modi che i fondi di investimento, in questo caso abbiamo detto i fondi PIR venduti dalle banche, che hanno una gestione attiva da parte della banca stessa, non generano un rendimento pari a quello dell'indice. Forse è un discorso complesso, magari dobbiamo approfondirlo, ovviamente, però sì, nel senso, comprando un ETF su quell'indice stai semplicemente replicando il mercato. Ormai è abbastanza statisticamente dimostrato che sia quantomeno un'alternativa valida al vecchio mondo dei fondi di investimento comuni e tradizionali. Come si chiama questo ETF che replica le piccole e medie È imprese? della Lixor, sì, è Lixor ETF PIR. Sì, L'Ixor adesso. ETF PIR. Mid Cap, sì, adesso non ricordo il nome preciso, nell'ISIN, perché insomma, sono tante cose, però sì, ce ne sono. Cioè, quello comunque è l'unica replica fisica, è uno dei più interessanti. Lixor ETF ti viene fuori. Bene. ETF PIR Mid Cap. Perché l'Italia è afflitta da un problema di analfabetismo finanziario e cosa può fare una persona per risolverlo in modo autonomo? Visto che, come scrivi, siamo anche una tra le nazioni che non fa nulla per migliorare l'educazione finanziaria dei propri cittadini. Quello è stato uno dei primi articoli del blog, perché comunque era una delle cose che sentivo maggiormente.
colloquiando ogni giorno con degli investitori privati, perché siamo così un po' indietro, le statistiche dicono dietro Zambia, Togo, adesso ci credo il giusto a queste statistiche, il fatto sta che la realtà empirica che ho empiricamente rilevato è quella, cioè siamo un po' indietro dal punto di vista finanziario. Perché siamo così? Perché non ce n'era bisogno prima di saperne di più. Non ce n'era bisogno perché un risparmiatore negli anni 70, 80 e 90, qualunque cosa facesse, un risparmiatore italiano, gli andava bene da un certo punto di vista. Se comprava immobili, raddoppiavano i propri valori in pochi anni. Se comprava titoli di Stato, percepiva dei rendimenti a botte BTP, rendimenti a doppia cifra, rischio nazione, rischio paese, che in quegli anni non sapeva manco, lo Stato non può fallire, parliamone. Oppure la banca di fiducia. Banca di fiducia erano ancora banche semipubbliche o pubbliche del tutto, quindi tendenzialmente non ti rifilavano grandi soldi. Quindi non c'era bisogno, dai, oggettivamente, di fare tutta questa roba qua, diversificazione. No, 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 vai in banca, tranquillo, compri una casa, compri un terreno, costruisci. Non c'era bisogno, quindi non do anche in questo caso la colpa a chi è stato analfabeta finanziario prima, ha fatto bene a dedicarsi ad altro. Do la colpa a chi oggi non ha capito che la situazione è questa. Perché oggi, ripeto, cioè, fai le cose che hai fatto 20 anni fa e poi mi racconti. Vai in banca tranquillo, dici: no, no, fai tu tranquillo. Poi vedi come ne viene fuori con le obbligazioni subordinate, le azioni non quotate, fondi inefficienti, eccetera. Compra immobili come se non ci fosse un domani, poi mi racconti come va a finire, con dei cali nell'ordine del 30-35%, tasse, inquilini che non pagano. Il mondo è cambiato. Quindi oggi è il momento di impegnarsi un po' di più su questa educazione finanziaria. Ripeto, più che educazione finanziaria è un termine che non mi piace particolarmente, dirti la verità, alfabetizzazione finanziaria. È diverso. 10 comandamenti, per esempio, il mio libro ha quella funzione là. Sono i comandamenti, sono le basi. Non è che col libro, cioè, diventi proprio Warren Buffett, lo ammetto. Cioè, conosci le basi, ti alfabetizzi, cazzo. Non devo dire parolacce, scusa. L'ABC, cioè, anche perché, cioè, se vuoi imparare a fare delle poesie fantastiche, se non conosci l'alfabeto non fai proprio nulla. Quindi inutile che leggi un libro sulle poesie e leggi l'alfabeto. Impara l'alfabeto, fai tuo l'alfabeto. Il discorso di alfabetizzazione è questo. Chi può dare queste nozioni di alfabetizzazione finanziaria? Lo Stato? Tramite la scuola, intendo, non è una priorità. Non penso gli interessi tanto, i politici gli interessa farsi quei 3, 4, 5 anni di mandato e poi andare avanti. Non, questo sarebbe un investimento a lungo termine per la nazione, non ne frega niente. Le banche, nì, qualcosa la fanno, per carità, sono i primi, da un certo punto di vista, a marciare su una situazione di analfabetismo finanziario. Mi spiace dirlo, ma la realtà è questa. Non hanno tutto questo interesse a sviluppare una consapevolezza particolare, perché se la gente capisce certe cose come funzionano, poi non va più in banca completamente, cioè va, ci va con un occhio un po' più vigile. Quindi chi la deve fare? Io ci provo come piccolo, minuscolo imprenditore privato, che ho l'interesse per tanti motivi, non perché sono un benefattore, perché sono attività che mi faccio pagare col libro, con magari dei corsi in futuro, mini corsi di alfabetizzazione, eccetera, perché sono un imprenditore privato. Cioè, io ho reputato che ci fosse questa necessità, questo tipo di esigenza da parte da parte di alcuni risparmiatori e investitori, cerco di offrire questo servizio. Tutto qua. Sì, ancora una volta è evidente, a mio parere, l'utilità, del tuo libro, I 10 Comandamenti, e soprattutto il fatto che è scritto con un linguaggio assolutamente non tecnico, e quindi, chi si avvicina per la prima volta al mondo finanziario può comprenderlo senza problemi. È scritto con lo stile del racconto e si legge davvero, molto semplicemente e in breve tempo. Uno dei più grandi dibattiti in tema di scelte finanziarie è il fatidico acquisto della prima casa. Spesso chi acquista lo fa perché così, tra virgolette, non butta più i soldi nell'affitto, però magari per fare questo si indebita con un mutuo a 30 anni. Che consiglio puoi dare a un giovane lavoratore che sta valutando se comprare casa o rimanere in affitto? Ovviamente immagino il discorso sia ben diverso tra chi per comprarla ha bisogno del mutuo e chi invece può farlo con la liquidità che ha a disposizione. Tu mi segui sul gruppo, quindi sai che tipo di polemiche genera questa domanda, quindi ti odio. E tu dai, cerco di dare una risposta univoca. Allora, Direi che può essere davvero utile perché moltissima gente si no, trova in questa situazione. guarda, se la gente lo chiede vuol dire che è una cosa sentita, quindi è giusto che venga data una risposta, è giusto che se ne parli. Adesso, diciamo, scherziamo un po', però ci sta, ci sta. Allora, la premessa è questa. Si parla di una funzione abitativa.
cioè, la prima casa, comunque la questione mutuo affitto, è il posto dove vivi, dove materialmente è il tuo tetto, dove ci sono i tuoi figli, dove vai a dormire la notte. Quindi qualunque considerazione è emotiva. È emotiva. C'è chi non sta bene oggettivamente a stare in affitto perché non sente che non è casa sua, non può mettere un quadro, non lo so che cosa può pensare di questa casa in affitto. E quindi c'è chi oggettivamente sta meglio su una casa di proprietà. È una scelta emotiva. Quando poi cerca di razionalizzare, fa un errore, perché comunque cos'è che ti dice una persona che magari ha fatto un mutuo anche a 30 anni, anche sbilanciato, anche eccessivo? Ti dice no, no, perché comunque poi mi rimane qualcosa. Ni. Cioè mi rimane la proprietà della casa. Ho capito, cioè, Sì. ma nel senso, però poi hai fatto 30 anni di mutuo, ti sei dissanguato con gli interessi passivi. Oggi sono bassi, ma se aumentano i tassi saranno interessi pesanti. Sei meno elastico da un punto di vista lavorativo e abitativo anche a livello di residenza. Ora, poi un conto se hai 50-60 anni, fai sempre quello stesso lavoro, i figli sono grandi, compratela sta casa. Per la vecchiaia va bene, compratela con più soldi possibile di acconto per ridurre il mutuo, che comunque è un debito e io non conosco debiti buoni, debiti cattivi, come dicono alcuni, debito è un debito, dice brutto come il debito, nel mio dialetto ci sarà anche un motivo. Quindi dicevo, a 50-60 anni, quando oggettivamente la tua carriera professionale ormai è matura, i figli sono lì, dopo 50 anni che vivi in un posto, cioè, sai dove vuoi andare a vivere, insomma. A 30 anni non devi farlo questo, perché a 30 anni, ora te quanti anni hai? Sei giovane anche te, io ho 32 anni fra pochi giorni, la vita per noi richiede flessibilità. Chi non è flessibile oggi da un punto di vista professionale e quindi conseguentemente anche abitativo, finisce. Con 30 anni di mutuo ti voglio vedere come sei flessibile. Quindi tornando un po' a prima, è una scelta emotiva che io non critico in nessun modo, non è che dico che chi fa il mutuo sia un imbecille, no, è una scelta emotiva, è meglio se non cerca di razionalizzarla con motivi finanziari, in affitto butto soldi, perché no, finanziariamente facciamo tutti i calcoli, non è così assolutamente, è una scelta emotiva che ha, diciamo, ha valenza, per carità, sono ognuno con i propri soldi, con la propria vita, si fa quello che vuole. Questo è poi un discorso. Poi, ovviamente, devo dire di no. Cioè, finanziariamente, devo dire da consulente finanziario indipendente che è sicuramente un errore fare un mutuo a 30 anni e forse anche a 20. È sicuramente un errore fare un mutuo all'80%, ovvero compri una casa a 100.000 euro, 80.000 euro li finanzi. È troppo, assolutamente. I mutui devono essere un po' dei mutui comunque sostenibili se lo vuoi fare questo discorso qua. Se no, cioè, ripeto, col mercato del lavoro attuale ti fai mutuo a 30 anni, dopo 5 anni ti mettono in cassa integrazione, vendo casa, sì, non vendi casa, cioè vendi casa, la svendi perché magari siamo in fase di ribasso, magari non lo so, cioè, ti hanno messo un centro di recupero per persone, diciamo, svantaggiate a fianco a casa, quindi la zona si è deprezzata, non lo so, possono succedere tante cose, non è un assegno circolare la casa come dicono spesso, quindi valutazione da fare, ognuno poi sa, conosce le proprie finanze, ognuno è giusto che compia le proprie scelte, in assoluta libertà. Finanziariamente bisogna soppesare le due cose. Le ultime due cose che ti posso dire: falsi miti sull'affitto sono quello che, così almeno, o meglio, sulla casa di proprietà, sono lascio qualcosa ai miei figli. Potenzialmente potresti vivere statisticamente sino a 90 anni, quindi la casa a tuo figlio la lasci a 60-70 anni. Non sarà particolarmente contento tuo figlio a 70 anni, cioè nel frattempo lui si sarà già fatto le sue scelte, non sta aspettando te che muori a 90 anni, quindi gli lasci una roba che poi dovrà smazzarsela per pagare le imposte di successione se è un patrimonio grosso, o comunque non se ne farà nulla perché avrà già sistemato e poi ha 70 anni, cioè, non è che può pianificare tante cose. La seconda cosa, questa è fantastica, cioè in affitto butto soldi. Sì, ma in affitto sto buttando soldi, non li stai buttando, stai usufruendo di un servizio abitativo. Stai abitando. Se passa questo concetto, cioè anche comprando, cioè facendo la spesa, stai buttando soldi. No, stai assolvendo la tua, cioè devi cibarti, cioè sono dei bisogni primari, bisogni di cibarti, diciamo, come si può dire? Lo porti avanti facendo la spesa, che non è buttare soldi, è comprare cosa. Il bisogno abitativo di avere un tetto. Lo stai portando avanti con l'affitto semplicemente, non stai buttando niente, stai spendendo per avere un servizio che è una copertura, un tetto, un posto confortevole da abitare. Quindi buttare soldi non si può sentire, basta con questa cosa. Sì, non stai buttando soldi, stai,
pagando per soddisfare il tuo bisogno abitativo. Esatto, assolutamente sì. E su questo punto c'è un articolo di un blog americano che è impossibile da dire a voce, quindi metterò il link sul sito, nella pagina di questo tuo podcast, perché il blog si chiama JL Collins, una cosa del genere. È meglio cliccare sul link, però l'articolo è davvero molto interessante, si chiama Why Your House is a Terrible Investment, quindi perché la tua casa è un investimento terribile, ed è interessante perché è una riflessione che parla di due persone che si mettono a tavolino e dicono: ma se noi volessimo studiare il peggior investimento possibile, quindi che caratteristiche dovrebbe avere un investimento per essere il peggiore possibile? E dicono ad esempio, dovrebbe richiedere un enorme esborso finanziario da parte del proprietario, dovrebbe essere molto illiquido, quindi richiedere tanto tempo per Certo. essere acquistato o venduto. Dovrebbe avere enormi costi di transazione, infatti ci sono notai, agenzie in mezzo e tante altre cose di questo tipo. E niente, è molto interessante da leggere su questo fatidico acquisto della casa e sul fatto di considerarla o meno un investimento. Quindi lo metterò nei link sulla pagina di questa intervista. Stiamo registrando questo podcast a fine agosto 2017 e uno dei temi più caldi del momento è il cambio euro-dollaro. A gennaio 2017 il cambio era più o meno in parità, quindi 1 a 1, ma da quel momento il dollaro ha iniziato a indebolirsi pesantemente fino ad arrivare a oggi, fine agosto, a un cambio di 1,20. Questo vuol dire che chi era esposto in dollari, cioè chi ad esempio a inizio 2017 aveva comprato azioni di aziende americane come Apple o Netflix, eccetera, oggi deve scontare una perdita del 20% dovuta all'effetto cambio. Come ci si può preparare meglio per evitare di essere colpiti da oscillazioni pesanti delle valute o comunque per ridurne l'effetto negativo? Dobbiamo investire solo in aziende europee, precludendoci però l'opportunità di crescita degli Stati Uniti? No, assolutamente no, la risposta a questa domanda. In generale, però, non sono d'accordo. A gennaio 2017 hai detto bene, quindi dopo le elezioni di Trump si pensava a un super dollaro, stava già scendendo, è arrivato addirittura a 1,04 ai minimi di periodo, insomma. Quindi in tanti dicevano: no, no, questa roba qua arriva alla parità, arriverà cambio pari. Il mercato dei cambi ha dato una risposta completamente opposta a questo. In tanti ci stanno bruciando su questo. In tanti si stanno bruciando, però chi è che si sta bruciando veramente sul mercato da questo andamento sfavorevole a un europeo? Con l'euro forte, si sta bruciando chi si è sovraesposto in dollari, chi ha comprato magari anche obbligazioni dei paesi emergenti quotate in dollari, obbligazioni americane quotate in dollari. Quindi, oltre ad avere una componente implicita di dollaro in qualunque investimento azionario sul mercato americano, ti compri lo Standard & Poor's in dollari, quindi sei automaticamente esposto. In più, ha aumentato questa esposizione con altri investimenti ulteriori in dollaro. È una cosa che vedo ricorrere, cioè ne parlo ogni tanto, perché ne parlo spesso anche sul gruppo, perché è una cosa che vedo spesso analizzando i portafogli. Secondo me sono stati dei consigli sbagliati, poi col senno di poi siamo bravi tutti, non sto dicendo questo, proprio per quello, per evitare che col senno di poi siamo bravi tutti, un investitore privato non deve prendere scommesse sul cambio, secondo me. Possono farli i trader, possono farlo chi fa forex, eccetera, ma un investitore privato non deve farlo, deve diversificare per valuta, questo sì, quindi rispondo alla tua domanda, non è che deve comprare solo euro o borsa italiana, assolutamente no. Nella quota però di azionario americano, che ovviamente è una quota interessante di qualunque portafoglio di investimento, perché è il mercato più sviluppato, è implicita la presenza del dollaro, va bene così. Non aumentiamo questa esposizione con ulteriori investimenti, perché poi, cioè, il cambio è altamente imprevedibile. Cioè, amici, cosa farà l'euro? Che ne so io cosa farà l'euro-dollaro? Quindi, cioè, non sei un professionista, mi verrebbe risposto. Ma secondo te, cioè, il mio lavoro è fare il consulente finanziario, non è predire il futuro. Cioè, il mago Telma per le previsioni. Sento tutti i think tank di economisti che cercano comunque di offrire soluzioni a questa che è una guerra valutaria in corso. Perché cosa succede? Cosa sta succedendo? Questo è un discorso generale. Tutte le principali banche centrali del mondo, BCE europea, Fed americana, Bank of Japan, eccetera, stanno stampando denaro come se non ci fosse un domani da anni e anni, anche con lo scopo di indebolire le proprie valute. Però è una guerra, cioè, se tutti svalutano, cioè nessuno svaluta alla fine, chi è più forte, quello poi è il mercato che lo deciderà. Però c'è una guerra valutaria in corso. E tu immagina che con una guerra politica, se parliamo di politica a questi livelli, io
povero consulente, o tu, poverissimo investitore, poverissimo nel senso di cultura finanziaria, puoi permetterti di investire i tuoi soldi sulla base delle tue previsioni sui cambi? No, no, forse abbiamo, cioè, dobbiamo fare un passo indietro, non vuol dire questo. Quindi esporsi sì in dollaro per una diversificazione, in franco svizzero, in yen giapponese, eccetera, quello che è una buona diversificazione, considerando che se siamo investitori italiani, investitori europei, la nostra valuta è l'euro, quindi non dimentichiamo anche questo. E speculare sul cambio, molto rischioso. Hai parlato dei trader e di chi fa Forex. Cosa pensi di quei risparmiatori privati che fanno trading in modo speculativo, quindi comprando e vendendo titoli anche più volte al giorno, cercando di guadagnare sulle rapide oscillazioni del mercato? Penso che ci sia spesso un aspetto ludico dietro a questo. Anche in questo è come un po' con gli immobili, cioè, la gente non lo dice, però ve lo dico io. Come comprare casa di proprietà è un aspetto emotivo, fare trading è un aspetto ludico. È giusto che sia così, perché comunque a chi piace fare questo è perché gli piace materialmente e da un certo punto di vista è un gioco, non un gioco d'azzardo, necessariamente, a meno che non si fanno cose particolari, però un gioco di strategia. Questo sì, dà comunque soddisfazione essere sul mercato con le proprie risorse, con la propria testa, cercare di fare meglio degli altri e guadagnare. Dà soddisfazione, è un gioco, cioè un gioco serio, però è pur sempre un gioco e va bene così. Non ho niente da dire in contrario. Il mio consiglio è quello di fare questo tipo di gioco, se può dare soddisfazione, se può piacere, con una parte limitata del proprio capitale. Basi di money management, nel senso, se hai, faccio un esempio, 300.000 euro, ho capito. 50, 40, 30.000 euro, 10% del tuo patrimonio, comprati le tue azioni, fatti il tuo trading, fai in quello che vuoi, non è un però tutta l'altra parte investila, investila, E non investila poi, specula. esatto, cioè, mi fermo lì, investila e basta, poi come lo vediamo, però investila, se no cioè, sei uno speculatore, però cioè, il mercato finanziario. Io conosco un po', avendoci lavorato anche nel settore, la realtà dei fondi di investimento, dei grossi fondi di investimento. Non dico una bisca, però è un mercato complesso. Cioè, tu quando vai lì sul mercato da casa tua col tuo computerino, le notizie, il trading online, sei sul mercato e sei contro quelli là. Cioè, sei contro i grossi fondi di investimento, sei contro le grandi banche d'affari, eccetera, che hanno l'interesse di prenderti i soldi. Cioè, la borsa è un gioco a somma zero. Se loro guadagnano, cioè i soldi li stanno prendendo a te sul mercato, prendendo in maniera legale, attenzione, però semplicemente. È un mercato di scambio, no? Diciamo, domanda e offerta. Quindi sei contro di loro, vacci pia cioè, stai attento comunque, non è un gioco, non ci giocherei la pensione così o i soldi che mi servono fra 4 anni per fondare una mia azienda. Tutto qua. Sul tuo blog protezionefinanziaria.com hai scritto un articolo che si chiama I 10 libri che ogni investitore dovrebbe leggere. Io ho scritto un articolo sul mio blog di Talent Bay dal titolo volutamente provocatorio che si chiama Come diventare ricchi, che similmente contiene 10 libri che parlano di soldi e ricchezza. In queste nostre due liste abbiamo tre libri in comune e tre libri in contrasto. I tre in comune sono Autostrada per la ricchezza di MJ De Marco, libro eccellente, direi che la lettura non è consigliata, è obbligatoria. Poi Soldi, domina il gioco di Tony Robbins. E infine, qui giochiamo in casa, il tuo libro I 10 comandamenti dell'investimento finanziario. I tre in contrasto sono tre libri della mia lista che tu hai criticato definendoli ormai superati e non provenienti da veri punti di riferimento della finanza, ma da figure leggendarie. Questi libri sono Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, I segreti della mente milionaria di T.R. Becker e Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki. Iniziamo da questi tre libri in contrasto e poi vediamo i tre in comune. Io li ho apprezzati perché illustrano principi finanziari che spesso si sono rivelati di successo, tu invece perché li giudichi negativamente? Allora dai, li ho letti anch'io, ovviamente, anche per esprimere un'opinione, li ho letti da giovane, da molto giovane, secondo me sono adatti proprio perché cioè, quello non è l'ABC, quello è proprio un discorso di mentalità, cioè sono spesso molto libri che insistono sulla costruzione di una mentalità sul denaro, quindi per un investitore risparmiatore italiano. Se legge quelli non li fanno male, dai, quindi dico così, no? Male non fanno, li ho letti anch'io, non mi è venuta una malattia per averli letti. Negli Stati Uniti, che comunque sono la patria dell'investimento finanziario, sono libri superati,
o comunque non adatti a chi vuole fare già un passettino in più. Non solo superati perché magari sono scritti, sono un po' datati, non tanto quello, perché sono proprio sono pericolosi perché insegnano le basi, però certe volte proprio vanno completamente fuori strada. Cioè, il migliore tra questi tre, secondo me, è quello di Napoleonino, da un certo punto di vista. Perché c'è cioè, quello più, un po', cioè, un po' più sognatore, però è più divertente, è un po' più motivante. Quindi cioè, non parla alla fine dai, di consigli finanziari, in senso detto. Quindi è più motivante, va bene, leggiamolo. Harvecker proprio no, per me no, per me quello è proprio no. È troppo no, 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 mente milionaria, tipo come Abatantuono, proprio concentramento, ti concentri e vengono i soldi. Poi non è vero che dice questo, però no, secondo me quello vivo no. Padre Povero, dai, c'è tanta roba interessante, però anche Kiyosaki, che in Italia è stato venduto come il grande investitore, in America non c'è, cioè, sì, si conosce, ha il suo pubblico, però nì, cioè, fai semplicemente le ricerche su Google Trend, negli Stati Uniti non ci sono quasi più ricerche, insomma. Poi, ripeto, ci sono dei buoni consigli, paga prima te stesso, libertà, bene, va bene, dai, sono dei buoni germogli che poi ognuno ci riflette sopra. Poi scantona sugli investimenti immobiliari, cioè, non che siano male, perché come dice, cioè, cessioni di compromesso, cioè, entra poi... Troppi argomenti, anche il network marketing qualche volta spiegato non proprio correttamente, che non ho niente neanche contro il network marketing, è un'attività lavorativa come un'altra, va bene, cioè, però non è un metodo di arricchirsi. L'ultima cosa su questi tre libri, poi ti rende che De Marco non nel suo libro proprio va in contrasto diretto con Kiyosaki, a un certo punto lo chiama proprio il padre porco, cioè, no, lo prende un po' in giro perché vanno in contrasto le due cose, già Il loro padre sardo, come ti ho visto scrivere l'altro giorno. padre ricco, padre sardo, però povero padre sardo. Ascolta, no, una delle poi una cosa in realtà che accomuna anche i libri buoni che abbiamo condiviso è che comunque tutti sono orientati alla realtà americana. Ovviamente gli autori sono americani, che è diversa comunque dalla realtà italiana, sia da un punto di vista delle leggi sull'investimento, dei prodotti disponibili, eccetera, sia da un punto di vista di cultura delle persone, non tanto cultura finanziaria quanto cultura imprenditoriale. Cioè, gli Stati Uniti sono la patria del self-made man, cioè certe cose non devono neanche tanto essere spiegate, o comunque descrivono realtà di gente che si crea da solo, che vuole fare, cioè, sono un po' più propositivi, mi permetto di dire, non tutti, gli Stati Uniti è una grandissima nazione, c'è di tutto anche lì, però tendenzialmente non, cioè, la mentalità imprenditoriale è più diffusa, questo è un dato di fatto. Quindi questi libri traslati sulla realtà italiana, senza degli accorgimenti, rischiano di essere malinterpretati, strumentalizzati oppure odiati, che non devono neanche essere odiati, non è corretto neanche odiarli, male non fanno, ripeto, però se li prende una persona italiana magari un po' più prudente, eccetera, vede questa roba qua di sognatori, eccetera, lo chiude subito e magari lo chiude subito perdendosi poi quelle due o tre informazioni utili che possono contenere, per carità, male non fanno. Quindi sono troppo orientate alla realtà americana, che è una realtà molto più... insomma, dinamica, comunque il concetto di rischio è un concetto diverso, cioè, è diverso, diciamo, la mentalità di un americano è diversa da quella di un italiano, come è diversa da quella di un francese e di un tedesco. I tre libri in comune, mettendo momentaneamente da parte il tuo libro di cui abbiamo già parlato in questo podcast, cosa ti piace degli altri due, ovvero Autostrada per la ricchezza di MJ De Marco e Soldi domina il gioco di Tony Robbins? Allora, Autostrada per la ricchezza mi è piaciuto proprio questo discorso di cui alla fine abbiamo, se vogliamo, parlato anche prima. Anche lui dice: cioè, Autostrada per la ricchezza non è che fai i soldi con gli investimenti finanziari, con il network marketing o con gli investimenti immobiliari, è cerca di costruire una tua azienda. Proprio ipersemplificando e banalizzando uno degli argomenti di base. Cioè, insomma, costruisci questo tipo di mentalità anche per mettere su l'unico vero motore di ricchezza, che è una tua azienda, che poi deve essere resa scalabile, automatizzata, tutto quello che vuoi, che sono più discorsi di marketing che di finanza, però il concetto era un po' questo: far tornare le persone sulla terra, diventa ricco con le tue passioni, diventa ricco dormendo, diventa ricco credendoci forte, 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 no, mettici del tuo per costruire quello che è un motore di ricchezza, che può essere una piccola impresa, perché non ce ne sono. Quindi bene questo da MJ De Marco e tanti altri concetti estremamente interessanti. Del libro di Robbins faccio il polemico che non ha scritto lui, ovviamente, ha scritto qualcun altro. Chiunque l'abbia scritto, cioè, ai miei complimenti. Poi Robbins è un grande, per carità, niente da dire.
un po' lunghetto, però allora, vediamo un po' il concetto che è più interessante. Il concetto dell'indipendenza, nì, perché negli Stati Uniti è una banalità ripetere tutto questo discorso qua, forse proprio perché Tony Robbins comunque alla fine è un formatore di crescita personale, quindi quella è la sua peculiarità, proprio il discorso, cioè, enfatizza molto il discorso di dover prendere il controllo, storicamente, prendere il controllo della propria vita emotiva, della propria vita professionale, in questo caso prendere il controllo delle proprie finanze. Quindi al di là delle interviste fantastiche che sono alla fine a dei grandi investitori, al di là delle spiegazioni buone sul tempo, sulla diversificazione, su questi concetti qua, mette particolari enfasi sull'importanza di costruirsi una propria strategia, prendere il controllo delle proprie finanze, cioè responsabilizzare un po' le persone. Quindi nessuno più di Robbins può farlo, penso. Quindi massimo rispetto, e il concetto più vero è quello. Poi, da un punto di vista finanziario, è più che sufficiente. Non ci sono particolari sciocchezze o cose palesemente, inventate, campate per aria. Bene, bene. In un commento su Facebook ti ho visto citare Carl Icahn e Ray Dalio, che sono due dei più grandi investitori professionali del mondo, tra l'altro proprio intervistati da Tony Robbins nel suo libro di cui abbiamo appena parlato. Carl Icahn è noto per il suo tweet da 17 miliardi di dollari, quando nel 2013 ha fatto schizzare del 19% il prezzo delle azioni Apple, quando ha twittato che stava per comprarle, e provocando un aumento di capitalizzazione di appunto 17 miliardi. Ray Dalio ha fondato quello che oggi è il più grande hedge fund del mondo, Bridgewater Associates, con 160 miliardi di dollari gestiti. Entrambi hanno un patrimonio personale di 17 miliardi di dollari. Quali sono le cose più importanti che hai imparato da loro? E soprattutto, Luca, potresti dargli una mano a gestirli, sti 17 miliardi di dollari? Mamma mia, ma faccio sotto con 17 miliardi, anch'io effettivamente un po' passo dei brutti quarti d'ora. Allora, dai grandi dell'investimento, che poi in questo caso sono dei gestori di hedge fund, quindi sì, sono degli investitori, da un certo punto di vista sono anche degli speculatori. Ovviamente, come è giusto che sia, poi con una montagna così elevata di denaro ne hai per fare tutto, per investire, per speculare, per investire sull'immobile, puoi fare quello che vuoi. Quindi, come grande investitore, la figura che più in realtà mi insegna tanto costantemente è Warren Buffett. Banale, però va capito, è una persona di un acume incredibile, quindi va letto, in realtà lui non scrive nulla se non le lettere agli azionisti, però ci sono le sue citazioni, sono tantissime, quindi lì proprio secondo me sono perle di saggezza uniche. Delle famose citazioni di Warren Buffett, mi piace leggerne una che c'è nel tuo libro, e Allora. dice: "Non risparmiare ciò che ti rimane dopo aver speso, ma spendi ciò che ti è rimasto dopo aver risparmiato." Warren Buffett, nella sua più massima, più grande sintesi. Però sì, guarda, è un concetto veramente semplice che potrebbe essere frainteso, potrebbe essere vista una cosa come da avaro. Tirchieria. Esatto, no, cioè è semplicemente parsimonia. Che poi se ci pensi, il concetto è uno dei concetti buoni che c'è nei libri di Kiyosaki, paga prima te stesso. Questo vuol dire, semplicemente, ricevi i tuoi utili, le tue parcelle ti vengono pagate, il tuo reddito, una parte mettila da parte, quello è il risparmio, di cui si è persa oggettivamente l'importanza. Ma se una persona non ha soldi oggi, cioè non ha già una ricchezza, io conosco un solo modo per consentire che ce l'abbia domani, che è risparmiare. Risparmiare per investire, risparmiare per investire subito su strumenti efficienti, però risparmiare non è una roba da sfigato, è una roba, cioè il risparmio è semplicemente qualcosa che decidi consapevolmente di non consumare oggi, che non riduca particolarmente il tuo tenore di vita, perché tutti dobbiamo vivere, andare a fare le nostre cose, per carità, non una vita di stenti, sacrifici per chissà che cosa, però ripeto, è una cosa che metti da parte oggi, ma non tipo paperone dei paperoni per poi navigare nell'oro oppure portarteli nella tomba, no, semplicemente per usufruire di questi soldi tutti insieme, come si sono accumulati, più i rendimenti, usufruirli domani per dar vita a un obiettivo. Aprirsi un'azienda in proprio, andare a vivere di rendita all'estero e fregarsene di tutto e di tutti, raggiungere degli obiettivi. Con un po' di risparmio si possono raggiungere risparmio, tempo, diversificazione, tutte le varie lezioni, però sì, il concetto è questo. Prima di cioè non trattare il risparmio come una roba residuale, perché tanto poi non rimane nulla, perché siamo poi nella società consumistica che abbiamo, cioè vai su Amazon e finisci subito, cazzo, il credito della carta di credito, compri tutto, quindi non puoi fare un discorso residuale perché non risparmierai mai nulla. Anticipa questo, ha fatto 3.000 il mio reddito mensile, 10%,
300 euro, 500 euro, 1000 euro, fatti i tuoi calcoli, va subito dritto dritto su un fondo di investimento, su un conto deposito, li ritiri in contanti, li metti nel porcellino, fai quello che vuoi, ma fallo, perché poi te li trovi tutti insieme. Con i rendimenti, cioè, rendimenti nel porcellino no, altri strumenti magari sì. Nel tuo libro parli dell'importanza di avere un mentore, sia in campo finanziario che in tanti altri campi della nostra vita. Chi è stato il tuo mentore e qual è la cosa più importante che hai imparato da lui? Dal punto di vista di finanza personale devo riconoscere questo merito forse a Marco Liera. Marco Liera è l'ex direttore, è conosciuto un po' a livello pubblico come ex direttore del Plus 24, l'inserto del Sole 24 Ore del sabato, che è uno dei prodotti maggiormente interessanti da un punto di vista di finanza personale. Quindi Marco Liera è un grande esperto di finanza personale, investimento per obiettivi, financial planning. Quindi tutto questo amore e conoscenza verso questa disciplina è un po' nata da lui quando da ragazzino leggevo le sue risposte ai risparmiatori. C'è un archivio infinito di domande dei risparmiatori e lui che batteva su questi argomenti qua, assicurati prima, quindi tante cose mi ha insegnato tanto e poi insomma ci conosciamo personalmente, saluto Marco. E a proposito di Marco Liera, lui Sì. collabora con Money Farm, che abbiamo proprio ospitato sul podcast Talent Bay nell'episodio 15, quindi per chi fosse interessato all'argomento può ascoltare l'episodio 15, come investire in modo semplice, Money Farm, che appunto è una delle aziende con cui collabora Marco Liera. Sì, è anche a livello di convegno, relatore, poi c'è il suo blog, è una persona di assoluto livello e competenza. Da un punto di vista, ripeto, magari più imprenditoriale, marketing, diciamo, sono uno studente di Frank Merenda, sono studente di Frank Merenda da qualche anno e che mi ha insegnato tanto, anzi, dal punto di vista di marketing mi ha insegnato tutto quello che so, semplicemente, da un punto di vista imprenditoriale o comunque di approccio anche all'imprenditorialità, alla libera impresa, diciamo, la scintilla principale l'ha fatta nascere lui. Tra l'altro, Frank Merenda ha portato anche in Italia, con la traduzione italiana, il libro di MJ De Marco. La versione italiana è stata curata da lui, insomma, quindi molti argomenti sono, cioè, tutti gli argomenti di cui trattiamo sono anche coerenti da un punto di vista finanziario. Luca Lixi, ti ringrazio molto per essere stato ospite di Grazie a te. Talent Bay, ci hai raccontato tante cose utili per chi si avvicina al mondo della finanza, senza dubbio stai portando avanti un importante lavoro di alfabetizzazione finanziaria, come dicevi tu, che può davvero essere fondamentale per l'Italia, senza dubbio. Grazie a te per l'invito, a presto, grazie ancora.